Senta, quando lei va sotto a 60-70 metri sott'acqua, prova un po' di paura oppure è tranquillo? Senti, quando faccio immersioni, tanto in record quanto in allenamento, ho sempre paura, perché so che il mare è l'elemento più forte. Senta, che dovevo dire? Lei quando ha visto Bottesini, no? Che era sulla traiettoria del cavo, cosa ha pensato? Vedi, io ho visto Bottesini soltanto all'ultimo momento perché quando si svolge un tentativo di record si è tutti concentrati nel tentativo stesso che si sta per svolgere. Quindi l'ho visto a distanza da me, se non un metro. Non ho potuto far niente, né ho avuto il tempo di pensare qualcosa. Ho sentito immediatamente l'urto contro la fronte e la sorpresa di dover risalire in superficie. Bene, quando lei ha fatto, quando è sceso giù, no? Che ha fatto 87 metri, è ritornato su che era privo di sensi, no? Perché? Beh, vedi, non ero nelle condizioni psicofisiche ideali quel giorno perché intanto era da circa 6 giorni che non potevo andare a mare perché c'era stato mare agitato, mare forza 7 che aveva sconvolto ormeggi di bar, che aveva sconvolto moli, terrazze di alberghi ed altro. E quindi non ero nelle condizioni fisiche ideali e neanche nelle condizioni psichiche migliori, per il semplicissimo motivo che questo impedimento ad andare a mare mi aveva stressato da un punto di vista nervoso. Grazie. Prego. Lei, insomma, va giù anche con le bombole certe volte? Sì, io vado giù d'inverno. Fino ad aprile uso sempre l'autorespiratore perché mi piace moltissimo godermi il mare anche avendo del tempo a disposizione, cosa che in apnea non posso fare perché il tempo è limitato, anche se l'andare in apnea per me costituisce l'espressione più pura della libertà perché non dipendo da nessun mezzo meccanico, dipendo soltanto dalle mie capacità fisiche. Lei quando va giù, trova qualche animale quasi sempre? Beh, quando vado giù, il record mi è capitato soltanto una volta di incontrare durante il record un barracuda, ma eravamo a Cuba, eravamo nel mare di Cayo Avalos. Nei mari nostri, durante il record, non ho mai incontrato pesci strani. E li incontro i pesci quando vado giù con autorespiratore o anche quando faccio delle immersioni in apnea, così per divertimento, 30-40 metri. Comunque, vado a mare sempre senza fucile, quindi non avrei neanche la possibilità di ucciderli. Lei si ricorda il suo primo record, com'è andato? Potrei dimenticare il mio primo amore? Certo che me lo ricordo perfettamente, lo ricordo come un record altamente drammatico, perché non ero preparato da un punto di vista psicologico, non mi ero adattato mentalmente a quelle quote rilevanti. Parlo di quote rilevanti e oggi rido perché si trattava di 45 metri. Comunque per quel tempo erano delle quote rilevanti, tant'è vero, basti pensare che il primo record è stato stabilito da Booker 7 anni prima ed era 30 metri. I 45 metri miei del 1961 erano delle quote rilevanti per allora. Adesso Sì, perché infatti. mi sono liberata la mente da tutte quelle sovrastrutture che non servivano più e sono potuto andare più giù. Sì, infatti dicevano anche che il corpo umano non poteva resistere a più di 45 metri. Senta, per lei l'allenamento, quando fa l'allenamento, alla fine dell'allenamento è stanco? Sì, sono stanco morto. Se tu pensi. Vedi questo negriero qua? Questo negriero qua una volta, una bellissima giornata, professor Ferraro, no? Una bellissima giornata di giugno, è venuto giù a Siracusa per sottopormi ad un rigorosissimo esame e doveva stabilire lui,
se questo conseguenza di un patto tra gentiluomini stipulato nel Natale precedente. E doveva stabilire lui se fossi stato nelle condizioni fisiche e psichiche per poter effettuare un tentativo di record. Mi ha costretto a fare 110 metri in piscina di mattina alle 7, dopodiché ci siamo trasferiti in mare e mi ha costretto a fare tre immersioni, un'immersione di prova a 30 metri, un'altra immersione a 45 metri con sosta di 1 minuto e 45 secondi e un'altra immersione a 50 metri. Ricordi? Era. Senta, un'ultima domanda, come ci si sente essere così campioni mondiali di immersione in apnea? Io dimentico sempre di essere campione del mondo di immersione in apnea, ricordo soltanto di essere un subacqueo. Il Corriere dell'Umbria, seconda edizione. Subacquea Orsa Minore, a Perugia c'è stata una interessante conferenza alla quale hanno partecipato il professor Ferraro, che è consigliere del Centro Mondiale delle Attività Subacquee, e Enzo Maiorca, che non ha bisogno di presentazioni, essendo il primatista del mondo di immersione subacquea in apnea. Promotore dell'iniziativa, dicevo, il club Orsa Minore, il cui presidente Paganini ora ci spiega perché ha pensato di invitare due personaggi di fama così illustri a Perugia, città capoluogo di una regione non toccata dal mare, dove mi sembra le attività subacquee siano pressoché impossibili. In tanti anni di attività a Perugia abbiamo finalmente raggiunto lo scopo di avere un club sufficientemente organizzato che svolge un'attività subacquea, sociale, diciamo, sufficiente. Ci voleva appunto un'occasione come questa per poter divulgare in maniera più capillare questa nostra passione e metterne al corrente la maggior parte dell'opinione pubblica. Colonnello Ferraro, il presidente Paganini ci ha parlato delle finalità sociali di questa pratica sportiva, ecco, io proprio di questo vorrei invitarla a parlare. E ha ben ragione, perché negli scopi nostri finali non c'è soltanto quello che apparentemente può sembrare, come giustamente lei in un certo senso ha ritenuto dicendo, ma veramente Perugia, città di terra, cosa c'entra con queste cose? No, no, anche Perugia, anche il Circolo Orsa Minore ha un suo compito in questa battaglia che noi stiamo combattendo. E qual è questa battaglia? La battaglia è di far sapere all'umanità, di convincere l'umanità, di portare l'umanità normalmente terrestre verso il fondo del mare. Quindi la propaganda che ha fatto l'Orsa Minore rientra completamente in questa battaglia, in questa diciamo così crociata più che battaglia, perché è una cosa pacifica, ma noi dobbiamo convincere, far sapere all'uomo che se vorrà risolvere i suoi problemi futuri, ma problemi importantissimi, quali quelli del lavoro, quali quello della fame. Ormai tutti sanno che la terra è diventata troppo piccola e siccome pare che non si possa uccidere una parte di umanità, allora per potergli dar sfogo non si può che ricorrere al fondo del mare, in quanto che la Luna può darsi che dia un apporto a questi problemi, ma io ritengo personalmente la cosa un po' dubbia, mentre invece vedo ad occhio nudo la possibilità di risolvere proprio tutti questi problemi della fame, della sete, del lavoro e di tanti altri spunti economici proprio sul fondo del mare. E in questo quadro, io direi, si inserisce anche l'operato di Maiorca, perché Maiorca, che apporta a questa causa una propaganda enorme, facilita la conquista del fondo del mare. Maiorca, il fondo del mare non solo come risorsa futura per l'umanità, ma anche con tutto il suo fascino, del resto oramai largamente percepito e avvertito dall'uomo. Ecco, di questo vorrei sapere qualcosa, le sensazioni che si possono provare in un'immersione. Guardi, parlando di immersione io desidero precisare questo, bisogna prescindere dalla profondità a cui si arriva, è subacqueo tanto colui che va a un metro o a tre metri di profondità,
tanto colui che si immerge a 50 metri, tanto colui che si immerge a 90, 80, 70 metri con autorespiratore o in apnea. Perché l'essere subacqueo presuppone uno stato d'animo che è comune a tutti i subacquei del mondo, a prescindere dalla loro nazionalità, a prescindere dalla loro religione, a prescindere dal loro senso della vita. Siamo subacquei per trovare ciò che ci sfugge ormai sulla crosta terrestre, e cioè siamo subacquei perché siamo spinti in mare da una sorta di impulso religioso. In mare ci incontriamo con Dio. Dove ci troviamo, poi arriveremo nel seminterrato